C'è un problema in casa Juventus, è chiaro ed evidente. Qualcosa in casa Juve non funziona, nelle ultime partite è stato messo in evidenza un problema evidente in questa Juventus. Infatti si parla di allarme, palle inattive per quanto riguarda la Juventus, perché nel girone di ritorno il 70% dei suoi gol arriva da palle inattive. Arriva un chiaro e evidente problema per la Juventus. Come poter sopperire a questo? Come può incidere sul futuro questo dato? Cerchiamo di capirlo. Vi ricordo che tra l'altro una notizia questa è molto interessante, chicche del genere le trovate anche su OneFootball, qui sotto in descrizione vi lascio il link diretto per scaricare quest'app che è la migliore che c'è in circolazione sul mondo del calcio, e vi consiglio caldamente di farlo perché è la migliore app che c'è in circolazione sul mondo del calcio. Inoltre è gratuita e personalizzabile. Inoltre vi ricordo che per pillole di calcio mercato vi ricordo come sempre che c'è il nostro secondo canale YouTube FC Media TV, mi raccomando dategli un'occhiata, più siamo più ci divertiamo. E allora c'è un problema per Max Allegri. Il 70% delle reti totali subite a gennaio in poi sono praticamente di fatto su palla inattiva, 7 su 11 su calci piazzati. Stiamo parlando di un dato preoccupante. Secondo me questi gol su palla inattiva rappresentano un problema per Max Allegri su cui dovrà lavorare, e non poco, perché qua stiamo parlando secondo me di un problema di attenzione, un'attenzione che nel momento in cui la palla è ferma e quindi si rilassa in qualche modo la squadra, ecco che a quel punto subentra la disattenzione collettiva. In base appunto ai dati Opta, nel girone di ritorno solo lo Spezia, quindi solo lo Spezia vorrei ricordarlo, ha subito più gol su punizione diretta della Juventus, 2 della Juventus contro 3. Parliamo di dati preoccupanti, parliamo di situazioni che praticamente non possono essere messe in evidenza. Corner, punizioni, rigori, stiamo parlando di tutte palle inattive su cui la Juventus trova sempre delle grosse difficoltà. Grosse difficoltà che la Juventus chiaramente deve superare. 11 gol su palla inattiva sono troppi, secondo me stiamo parlando di Juventus che è chiaramente in difficoltà sulle palle inattive e deve migliorare da questo punto di vista. Ripeto, possibilmente è un problema magari proprio di, attenzione quando la palla si ferma, quindi quando c'è una punizione, un calcio d'angolo, probabilmente la squadra di Allegri si adagia un po', si calma un po', perde un po' di attenzione, e questo, in questo deve essere bravo Allegri. È inutile girarci intorno, è inutile dare sempre la colpa ai giocatori, in questo deve essere bravo Allegri a tenere sempre tutti con l'attenzione alta e non dire sempre calma, ma in quel caso anzi deve strigliare i giocatori dicendo occhio, perché è un dato preoccupante e molto spesso magari uno non ci fa caso, però gli allenatori contano i gol e stanno lì attenti proprio a come si prendono questi gol, e quando prendi tanti gol da palla ferma è chiaro e evidente che qualcosa bisogna migliorare, è chiaro e evidente che qualcosa la devi sicuramente gestire meglio. È sicuramente una Juventus che da questo punto di vista deve crescere, e deve crescere tanto. Per questo vi dico, non sempre tutti i giovani vanno bene, non sempre solo esclusivamente giovani. Alle volte un veterano, un senatore, uno come Bonucci, uno come Danilo, che strie i compagni, che chiama l'attenzione in certe situazioni in cui si sta un po' più calmi, ci vuole. Ogni tanto il Danilo che strilla Rabiot perché è troppo calmo, ci vuole. Ogni tanto io ricordo per esempio inizio anno che veniva molto spesso richiamato all'attenzione Kulusevski, che ora viene considerato il nuovo fenomeno perché è stato venduto alla Juventus e sta facendo tanti gol, ok, però è chiaro e evidente che questo ragazzo molto spesso si adagiava un po', stava un po' più calmo, invece con Conte è sempre bello attivo. Ecco, da questo punto di vista non soltanto i senatori devono essere bravi, ma deve essere bravo secondo me anche molto Max Allegri. È chiaramente un trend da cambiare, è chiaramente un trend da modificare e da migliorare. Secondo voi come si può migliorare un aspetto del genere? Come può la Juventus migliorare l'approccio da questo punto di vista? Perché è chiaro che è un problema da migliorare, e da qui a fine stagione dovrà la Juventus migliorare. Ditemi la vostra, cosa ne pensate? Secondo voi perché questi cali di attenzione portano poi a corner, punizioni, rigori, sempre, quasi sempre, in gol contro la Juventus? Ditemi la vostra, qui sotto nei commenti.